Sta per uscire sui nostri schermi un film che si preannuncia assolutamente forte e avvincente. Il regista è Luis Nero, il film è The Broken Key. Innanzitutto grazie per aver accettato questo incontro con mondoraro.org. Grazie a voi dell'invito. Il tuo cinema si discosta parecchio dal panorama del cinema odierno, per qualità e ricerca. Che rapporto hai con i tuoi colleghi registi? Guarda, mi trovo molto meglio. Non è un discorso di rapporti con i colleghi, in realtà la cosa che è più interessante è vedere le affinità dei film con gli altri colleghi. Ovviamente il mio cinema si ispira più a un cinema oltreoceano, quindi se dovessi avere un'amicizia la vorrei avere sicuramente con David Lynch, Cronenberg e personaggi di quella caratura, per il semplice fatto che i temi che ci accomunano sono moltissimi. E anche il modo di girare è molto simile, quindi mi trovo più vicino a quel tipo di registi che al cinema italiano contemporaneo, anche se nel cinema italiano contemporaneo stanno nascendo dei nuovi talenti che sembrano promettere molto bene. Con The Broken Key valorizzi Torino, che è anche la tua città, ma noi volevamo sapere, ma secondo te è un posto davvero così misterioso? Cosa confluisce in questa città europea che tu filmi in maniera anche molto misteriosa? Ma guarda, in generale tutte le città hanno un loro mistero, in particolare Torino, grazie alla sua collocazione geografica e grazie agli eventi storici, è stata costruita seguendo le stelle. Cioè già nella planimetria è una città sacra, dove gli edifici sono collocati nel punto giusto, le funzioni sono collocate nel punto giusto. Ad esempio, vediamo la Gran Madre è superando il ponte. Già quello è un simbolo molto interessante, anche gli egizi, infatti è una cosa che abbiamo usato anche noi. Dopo la Via Lattea, che era rappresentata dal Nilo, si confluiva poi vicino alla Sfinge. Broken Key parla di vita eterna, ma quando la vita eterna può diventare un grave peccato? Guarda, dipende come si intende la vita eterna. Se uno come vita eterna intende il fatto che deve vivere in eterno, allora diventa un peccato. Quando uno intende come vita eterna che durante la vita riesce a avere quella che gli indù chiamano moksha, quindi l'unione col divino, e quindi capire che lui non è il corpo ma colui che abita il corpo, allora è un qualcosa di positivo. Il tuo cinema ha sempre privilegiato personaggi misteriosi e tematiche di iniziazione. Facendo due passi indietro nella tua filmografia, pensiamo a Rasputin, un tuo bellissimo film. Rasputin era un iniziato. Dante, un altro personaggio che tu hai indagato, era un iniziato. Curiosamente anche Fellini era un iniziato. Ma quando si comincia il cammino delle iniziazioni, secondo te che meccanismi interiori si attivano? Guarda, quando si parla di iniziazione c'è una sola parola che bisogna usare: conoscenza. Quando uno ricerca la conoscenza, da un certo punto di vista diventa un iniziato automaticamente. E tu hai citato prima Rasputin, era una persona che provava su di sé che cos'era la conoscenza. Stessa conta che a metà della sua vita ha cambiato nome, si è fatto chiamare Novoi, quindi l'uomo nuovo. E mi sembra già qualcosa che all'orecchio di chi vuol capire vuol dire qualcosa. E Dante, con la sua immaginazione, con il suo saper costruire, evidentemente ha creato un mondo interessantissimo che poteva creare soltanto una persona che conosceva molto più della semplice apparenza, altrimenti non si poteva creare un mondo del genere. E soprattutto la cosa particolare di Dante è come aveva fatto attingere a culture precedenti alle sue, con le quali ipoteticamente non era mai venuto in contatto. Comunque le cose descritte da Dante erano già presenti nell'Islam, erano già presenti negli Egizi, erano già presenti negli Hindù. E nel 1300 venire in contatto con queste persone non c'era la mail, non c'erano neanche i libri che trovavi nelle bancarelle, quindi doveva sicuramente essersi messo su una linea di comprensione che era molto importante. Poi citi Fellini, sulla sua vita privata è un po' particolare, ma nel suo immaginario visivo ovviamente Fellini era riuscito a venire in contatto con... Ho visto ieri un'intervista che diceva che quando lui girava non era lui, qualcuno si impossessava del suo corpo e dirigeva. E infatti tante volte diceva che io rivedo dopo tanti anni i miei film e dicevo io quel film non mi ricordo di averlo girato. Diciamo che i grandi creativi entrano spesso in altri corpi, in degli stati di trance, e Fellini sicuramente è tra questi.
Il cast di The Broken Key è incredibile, ci sono degli attori veramente molto molto importanti: Rutger Hauer, Christoph Lambert, Geraldine Chaplin, Kabir Bedi, il nostro Franco Nero, Baldwin e anche una sorpresa cinematografica, Cocco. Facciamo finta che questo cast sia un grande circo di Fellini. Qual è la tigre più simpaticamente feroce tra queste star? Guarda, i due attori che mi hanno lasciato un'impressione estremamente positiva, il primo è stato Christopher Lambert. Io avevo un'idea su Christopher Lambert, per me Highlander è stato quasi un romanzo di formazione, quindi conoscere l'uomo che era dietro il film è stato stupendo, cioè gli attori più sono bravi più sono modesti. Lui ha dimostrato una modestia incredibile rendendosi disponibile a qualsiasi cosa. E poi la cosa interessante è stata che quando parlavamo del film e dei personaggi lui ne sapeva molto più di me, cioè no, ma questo lo conosco, questo lo possiamo dire in questo modo, questo altro. Quindi ha dimostrato di essere non solo un grande attore ma anche un esperto dell'argomento di cui trattavamo. E poi Geraldine Chaplin ovviamente ti lascia un ricordo incancellabile per il semplice fatto che lei non è mai venuta sul set, ma c'era sempre suo padre al posto suo, quindi sembrava di lavorare con Charlie Chaplin, perché lei quando si gira e fa le smorfie del padre, quando è in pausa si muove come Charlot, cioè è un personaggio incredibile. Per cui anche diciamo l'energia di Charlie Chaplin su questo meraviglioso set. Ma quanto è difficile far entrare una star internazionale che è già un personaggio, farla entrare in un tuo personaggio? Guarda, nella scrittura, quella cosa la devi decidere nella scrittura. Nel momento in cui tu scrivi, devi più o meno visualizzare due o tre attori che possono ricoprire quel ruolo. Quindi se fai una scrittura intelligente, vedrai che poi l'attore che scegli corrisponde a quello che tu hai creato, perché dopo una prima scrittura poi la sceneggiatura la devi cucire sull'attore, che non ci deve essere uno stacco, perché un attore, per quanto bravo possa essere, se recita una parte che non è sua il risultato non è buono. Le società segrete di cui parli nel film, secondo te sono più pericolose oggi o un tempo? Guarda, qua c'è un misunderstanding gigantissimo. Non sono pericolose le società segrete, sono pericolose le persone che si uniscono sotto l'egida delle società segrete per fare i propri affari. Il segreto è proprio quella conoscenza di cui parlavamo prima, quindi il segreto che hanno queste società è quello che semplicemente ogni giorno fanno una ricerca verso la conoscenza, e la ricerca verso la conoscenza non si può spiegare agli altri con le parole, e quindi la gente crede che sia un segreto, ma per il semplice caso il fatto che il segreto è incomunicabile non è un segreto vero e proprio. Parliamo del bene, ma il bene può diventare anche una declinazione del male nei tuoi film? Allora, nei miei film si è superato il concetto di bene e male, cioè si va oltre, cioè le persone agiscono indifferentemente dal bene e dal male, ma non perché siano cattive o buone, ma per il semplice fatto che le strade che segue ad esempio il protagonista Arthur Adams vanno fuori dal percorso del bene e male. Alcuni personaggi che incontra in un momento si presentano come degli ostacoli, quindi delle persone che cercano di fermarlo. Quando lui riesce a capire la vera essenza di queste persone si trasformano in aiuti, alleati. E questo è il percorso iniziatico in generale. Si narra che nell'antica Grecia si entrava nel tempio di Diana piangendo perché era mostruoso e si usciva sorridendo. Questo per il semplice fatto che il guardiano della porta deve essere per forza cattivo, perché sennò non è un vero guardiano, perché lui deve permettere soltanto alle persone che veramente hanno il coraggio di passare, non alle persone che vogliono farsi una passeggiata e poi non mettersi in gioco. La convinzione del percorso. Tu da sempre lavori con grandi star, Murray Abraham, hai lavorato con Faye Dunaway, ma secondo te è importante oggi che una star conservi il mistero? Ma è fondamentale, cioè nel senso, gli attori che ho scelto in The Broken Key in un modo o nell'altro tutti quanti erano attori che hanno un percorso particolarissimo.
un percorso estremamente misterioso, Michael Madsen, conosciuto per il cattivo di Hollywood, l'esotico Kabir Bey di Sandokan, Franco Nero, Baldwin, Geraldine Chaplin, Christopher Lambert, sono tutti personaggi unici, quindi estremamente misteriosi. The Broken Key parla di veti di divulgazione. Il bene e il male, secondo te, si possono conoscere attraverso la lettura? No, cioè, ovviamente no. Cioè, la lettura può essere soltanto una porta, però poi per conoscere veramente la distinzione fra bene e male bisogna provarlo sulla propria pelle. Quindi la lettura è un qualcosa che ti indirizza, però poi confrontarsi con le proprie debolezze, temperare il proprio carattere è una cosa che tu devi fare tutti i giorni. Cioè, il libro non ti può dare quello. Può essere soltanto il messaggio che ti dice che per capire quelle cose devi temperarti, devi avere perseveranza e tantissime altre caratteristiche. È un libro che ti senti consigliare al pubblico di Mondo Raro? Guarda, un autore consiglierei, cioè, c'è un attore francese morto nel 50 che si chiama René Guénon, che in realtà dà, se vuoi, una spiegazione, apre quella porta sul mondo del mistero per chiarire definitivamente che cosa c'è là dietro. The Broken Key si annuncia come un film incredibilmente avvincente, ma in quale altra epoca storica tu avresti potuto ambientarlo? Guarda, il film parte da 2000 anni avanti Cristo, al tempo delle piramidi, e arriva fino al 2033. Ho preso tutto quanto, non ho lasciato niente fuori. Ovviamente il periodo dove si svolge principalmente la scena è nel prossimo futuro, quindi in questo 2033. Quindi secondo me la collocazione è giusta, perché questa è un'era di cambiamento. Cioè, stiamo assistendo a un cambio epocale nella nuova generazione. Ci sono i nativi digitali, gente che non ha mai conosciuto il libro, non saprà mai scrivere su carta. Chissà che porte apriranno nella loro mente queste persone. Mi fa piacere che la domanda che ti ho fatto si collega, perché vorrei chiederti, la tecnologia è sempre più massiva. Se tu invece fossi Dante, tra paradiso, purgatorio e inferno, questa tecnologia aggressiva, in quale di questi tre cerchi la metteresti? Guarda, la tecnologia per me non è aggressiva, nel senso che la tecnologia è un supporto per la crescita se la sai usare bene, e quindi la dobbiamo mettere per forza nel purgatorio, che è la parte di Dante, che è quella del vero cambiamento. Cioè l'inferno è una visione introspettiva dei propri peccati, ma nel purgatorio Dante cambia. Nel purgatorio? Sì. Gli occhi di un visionario, e tu sei un visionario, sono come delle porte su dei mondi, ma quanto è vicino il mondo di The Broken Key? Ma è ormai contemporaneo il mondo di The Broken Key, perché alla fine le persone hanno questo stimolo al cambiamento. E il film parla del viaggio di questo eroe che si confronta sempre con delle prove, sempre per migliorare e ritrovare un frammento di un manoscritto, che è poi la parte principale del film. E quindi, vedendo i giovani, guardandosi intorno, c'è questa ricerca della conoscenza, ricerca del sapere, che sta diventando sempre più importante. Quindi siamo pienamente nel Broken Key. Io ti ringrazio per la disponibilità che ci hai dimostrato, per questo piccolo percorso che hai fatto con noi, e spero di poterti rintervistare per Mondo Raro. Ti ringrazio. Grazie a voi. Il cinema nasce per far sì che il pubblico si identifichi con l'eroe. Nel mio film tu sei il protagonista, tu sei Arthur J. Adams. Mi chiamo Arthur Adams, sono un ricercatore inglese. Sto raccogliendo informazioni su un antico manoscritto. Arthur sta per Artù, Re Artù, richiama il periodo storico forse più interessante per la cultura occidentale, quello della Tavola Rotonda. Già nel suo nome il mio protagonista è destinato a fare grandi cose. We'll be right back.
immagine. La scelta è andata in realtà su riscoprire all'interno del genere di fantascienza del passato, nel cyberpunk, prendendo spunto da film di Cronenberg, da film di Besson. Quindi abbiamo usato degli oggetti del passato, oggetti vintage anni 50-60, e ricontestualizzati in un futuro con una tecnologia estremamente all'avanguardia. Da una grande potenza, la grande Z, la Zimur Corporation. Questa società controlla qualsiasi cosa, in particolare la conoscenza. Sta arrivando il giorno della resurrezione.